Radio Radicale, ci occupiamo del Papa Emerito Ratzinger e delle polemiche che ci sono state riguardo al suo ruolo ai tempi in cui lui era un alto prelato in Germania, era il vescovo di Colonia, perché come sapete ci sono state delle polemiche sul ruolo che lui, passivo ovviamente, che avrebbe svolto. Per l'insabbiamento di alcuni casi di pedofilia nella Chiesa tedesca, cattolica tedesca, che è una chiesa di frontiera dove diciamo, i cattolici tedeschi sono tutti i giorni impegnati in un confronto anche con gli altri cristiani, i protestanti, dove la polemica è forte su questi argomenti. Allora, la Germania è stata toccata da questo scandalo, non nella misura in cui sono stati toccati gli Stati Uniti, l'Irlanda e altri paesi. Però, diciamo, volevo chiedere alla senatrice Paola Binetti dell'UDC cosa ne pensa di questa polemica e anche del modo in cui ha risposto Ratzinger, che è stato, diciamo, molto. Non saprei come definirlo, insomma, si è scusato pur non riconoscendo nessuna delle accuse che gli sono state mosse. A me ha colpito molto la violenza di questa accusa al Papa Emerito, che lo vediamo tutti, ci colpisce ogni giorno di più per la sua fragilità, che in qualche modo rimanda proprio a quell'immagine che lui stesso ha voluto riscrivere come quella di una persona che presto comparirà davanti al Tribunale di Dio. Cioè, Ratzinger ci colpisce perché nella sua anzianità sempre di più fa emergere quella che è anche la sua profonda spiritualità. Mi ha colpito quindi questa violenza nei confronti di un anziano, questa violenza nei confronti di una persona a cui si rimprovera un fatto accaduto diversi anni prima, che lui ha in qualche modo, come dire, distinto in due fasi. Da una parte c'è il riferimento quello che lui stesso ha condannato in mille modi diversi e che è il riferimento alla pedofilia e nell'ambito della Chiesa al modo con cui i preti pedofili sono stati trattati. Per molto tempo si è creduto che un prete che era in corso in una quella che lui chiama una colpa gravissima, una ferita molto profonda, quella che è proprio quella relazione di fiducia tra un sacerdote è un bambino, no? Che in un certo senso è l'anticamera della paternità, no? Che potrebbe esserci. E su questo Papa Benedetto ribadisce la sua, come dire, condanna nei confronti della pedofilia e la sua lotta esplicita, per modificare un comportamento che non deve sussistere mai nella Chiesa. Però l'accusa che gli viene fatta è l'accusa di aver negato di essere presente in una riunione in cui si giudicavano questi fatti. Ora, è evidente che la memoria in ognuno di noi, soprattutto quando si riferisce a fatti passati, può oggettivamente mostrare le sue debolezze, anche qui le sue fragilità, le sue dimenticanze, no? E di questo il Papa chiede doppiamente scusa. Il Papa si scusa per il peccato della pedofilia commesso nella sua diocesi e si scusa per questa, diciamo, dimenticanza rispetto alla sua partecipazione a quella riunione. Se ne scusa in profondità, però dice: queste cose non fanno di me un bugiardo. Cioè io resto la persona che tutta la vita ha dato testimonianza di fede, ha dato testimonianza di un amore profondo alla Chiesa, che ha dato testimonianza di una visione molto alta del sacerdozio e quindi di un sacerdozio che non può macchiarsi di peccati come la stessa pedofilia costituisce e rappresenta. Quindi la violenza nei confronti di Papa Benedetto in qualche modo ricorda anche quella violenza con cui certe volte è stata trattata la persona di Giovanni Paolo II. E devo dire anche la violenza con cui oggi molti giornali si scatenano contro Papa Francesco per il solo fatto che ieri in udienza generale ha preso una posizione chiara e netta a favore della vita e contro l'eutanasia. Cioè c'è una cultura anticlericale che pretende di colpire la Chiesa colpendo quello che è il suo massimo rappresentante.
in questa violenza io credo che noi cristiani dobbiamo ricavare da un lato maggiore coraggio per saper difendere il Papa, per saperne difendere comunque l'infinita serie di testimonianze di fede, comprese le testimonianze di fede di cui ha dato atto, per esempio, essendo lui il proprio Papa Benedetto, quello che fece fare tutta l'inchiesta per andare a fondo in tutta la situazione. Lui era stato a lungo prefetto della Sacra Congregazione della Fede, quindi aveva tutto l'interesse, no, a fare chiarezza su punti di questo tipo, e lo ha sempre fatto nella sua vita. Quindi in questo momento aver assunto un fatto come lo spunto per giudicare una vita intera senza rendersi conto della ricchezza, della generosità, della magnanimità con cui lui ha vissuto la sua vita di pontefice, a me sembra molto grave. Come cristiana, come persona che ha avuto sempre non solo grande stima, ma davvero anche grande affetto nei confronti di Papa Benedetto, ne sono molto addolorata. Senta, in questa vicenda si è cercato, secondo il suo modo di vedere, di mettere in contrapposizione la Chiesa dei due Papi, nel senso che qualcuno, secondo lei, ha cercato di evidenziare che con Papa Francesco c'è stato un metodo diverso rispetto ai tempi del passato? Si è utilizzato, secondo lei, questo argomento? E poi le volevo chiedere, è giusto, come abbiamo visto anche nei casi di violenza sessuale nel mondo del cinema, tirare fuori argomenti, cioè cose che sono accadute circa 40 anni fa, con la difficoltà evidente di poter verificare tutto? Allora, io credo che Papa Benedetto, come anche aveva fatto prima Papa Giovanni Paolo II, intendiamoci, cioè la condanna della Chiesa su questi fatti, non appena questi fatti diventano anche evidenti e palesi per loro, per quanto il Vescovo possa sapere tutto della sua diocesi, non è detto che debba sapere tutto rispetto al comportamento di qualunque sacerdote, però Papa Giovanni Paolo II, Papa Benedetto e Papa Francesco, rispetto alla pedofilia, non hanno lasciato niente di irrisolto. La condanna è stata chiara, netta e precisa. Mi sarebbe piaciuto che in molti altri ambiti della nostra società ci fosse stata una condanna altrettanto chiara. Penso al mondo dello sport, sicuramente, penso anche al mondo, certe volte, dei collegi, penso anche al mondo dell'arte, del cinema. In tutti questi ambienti noi tocchiamo con mano veramente quante volte... Gli ambienti reali. Cioè, gli ambienti reali, quanto questo è un rischio. Per cui noi dovremmo fornire, da un lato, un'educazione ai bambini, alle bambine a difendersi, quindi un'educazione di consapevolezza sui rischi che corrono, e dall'altro dovremmo non lasciarli così spesso soli. Penso anche ai bambini lasciati soli davanti ai computer e davanti a tutta quella che è la pornografia con cui loro fanno i conti semplicemente navigando su internet e con cui possono essere facilmente adescati. Cioè, noi dovremmo assumere questo rischio della società come un rischio che tocca tutte le categorie sociali. Insisto, sport, cinema, arte, scuola, in tutti questi contesti si danno esempi di questo tipo. E quindi dovremmo ugualmente avere una misura di severità nello stigmatizzare questi comportamenti e una misura di prudenza nel prevenirli. Senta, lei un paio di mesi fa, diciamo, mi ha fatto un grande favore, mi ha permesso di intervistare il Cardinal Pell, che era stato, diciamo, vittima di una macchinazione dalla quale poi è uscito fuori, diciamo, con le mani pulite. Allora, in quanti casi, diciamo, lei vede la strumentalizzazione? Guardi, io penso... La generalizzazione. Io penso che la Chiesa sia il più grande dono di Dio all'umanità. Per due motivi. Perché attraverso la Chiesa arriva la grazia ad ognuno di noi, che è grazia nella nostra intelligenza per capire dove sta la verità, che è grazia nella nostra volontà per combattere quella tentazione al male che ci può essere in ognuno di noi. La Chiesa è un grandissimo dono per noi ed è una grandissima risorsa per tutta intera la società, credenti, non credenti e diversamente credenti. Aggredire la Chiesa, svalutarne l'impatto del messaggio, ridicolizzarne quelli che sono i suoi pastori, mettere in evidenza soltanto vizi e difetti di
chi governa la Chiesa e ignorare tutto il bene che la Chiesa fa nel mondo intero è un boomerang, i cui gli effetti negativi ricadono proprio sulla nostra società. Io la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio la senatrice Paola Binetti dell'UDC.